cronaca nazionale grazie alla manifestazione 25 aprile. Un'idea del sindaco, come è nata e cosa succederà? È nata già da 2 anni, ma nel 2001 sarebbe coincisa con la campagna elettorale e qualcuno avrebbe potuto pensare a una strumentalizzazione politica. L'anno scorso poi i contatti col consolato americano di Milano erano un po' difficoltosi. Sapete che ci sono stati dei grossi problemi per gli americani in seguito. Quest'anno ho pensato finalmente di riuscire a fare una festa della liberazione che fosse una festa. Pur continuando con la celebrazione dei caduti, con una messa che sarà questa volta fatta all'esterno, vicino ai mezzi blindati, abbiamo deciso però di ricordare che è una festa quella della liberazione e quindi abbiamo scovato dei veicoli militari d'epoca, tra l'altro in provincia di Bergamo, dei collezionisti molto attenti che smontano e rimettono insieme questi mezzi. E ci sarà anche un carro Sherman, un carro armato Sherman, che è tipico della Seconda Guerra Mondiale, che nel 1943, con le insegne esatte e perfettamente ricostruito come allora e perfettamente funzionante, un grosso camion GMC e la famosa Jeep, la Willys, che abbiamo visto in tutti i film. Di questo io ho dato comunicazione sia all'ambasciata americana a Roma che al consolato americano di Milano e mi hanno risposto inviandomi 4 militari, un ufficiale e 3 soldati che saranno qui con noi il 25 aprile. Stessa comunicazione io ho inviato al consolato inglese e anche al generale comandante a Milano delle forze armate in Lombardia. Io spero che anche i soldati italiani vengano, non ne ho ancora avuto conferma, ma io spero vivamente che vengano. Quindi sarà una sfilata per le strade di Caravaggio di questi mezzi, sul camion ci saranno delle comparse che poi scoprirete saranno dei ballerini vestiti con uniformi dell'epoca, vestiti da Marines, gireranno per le strade fino a fermarsi dove c'è l'arco di Porta Nuova. Noi li raggiungeremo a piedi partendo dalla piazza del comune alle 9:30 e là insieme, di fronte noi il corteo e dietro i mezzi corazzati, arriveremo fino a San Bernardino. A San Bernardino ci sarà un piccolo imprevisto, ovvero i soldati americani in divisa scenderanno dal camion, lì per caso ci saranno delle ragazze in gonna a pieghe con le scarpe da tennis e sentiremo il famosissimo Boogie Woogie In the Mood di Glenn Miller, che è la colonna sonora della liberazione da parte dei soldati americani. Se vi ricordate in tutti i film Luce, quando si vedono i carri armati con tutti i civili nelle strade di Milano che gridano di gioia, la colonna sonora è sempre quel famosissimo Boogie Woogie di Glenn Miller. Dopodiché ci sarà una messa, ci sarà poi un alzabandiera, sia della bandiera italiana, la bandiera degli Stati Uniti, la bandiera inglese. Premieremo un vecchissimo autiere di Caravaggio, il signor Toninelli, che da sempre è il simbolo delle associazioni d'arma di Caravaggio. Ah, volevo anche dirvi che fuori dal Palazzo Comunale saranno esposte la bandiera italiana, la bandiera degli Stati Uniti, la bandiera inglese e la bandiera dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, e che durante la sfilata di tutti questi mezzi per la città si sentiranno le musiche dell'epoca, quindi gli inni americani, l'inno britannico, Bella Ciao e alcune canzoni, tra le quali per esempio il trio Lescano che canterà Male Gambe, canzoni dell'epoca quindi, e poi di fronte a San Bernardino chi vorrà potrà ballare dopo il Boogie Woogie, che credo non tutti sappiano ballare, anche Silenzioso Slow cantato da Alberto Rabagliati. Noi con questo vogliamo innanzitutto rivedere un po' il modo con cui fino ad oggi il 25 aprile la storia della Seconda Guerra Mondiale in generale è stata celebrata. Abbiamo mandato volantini in tutte le scuole, soprattutto nelle scuole elementari e nelle scuole medie, perché i bambini possano venire, potranno vedere questi automezzi, potranno toccarli e forse qualcuno potrà anche entrare nel carro armato, ma spero che questo inneschi la curiosità dei bambini per sapere esattamente come sono andate le cose, perché se è vero che noi abbiamo avuto una parte di merito attraverso le forze partigiane, non dobbiamo dimenticare che senza l'impulso americano e l'impulso di tutti gli alleati noi oggi non saremmo liberi. Senta, signor sindaco,
Io ho registrato e ho già trasmesso alcune così, affermazioni, ricordi di mia madre della guerra del 25 aprile. Però se permette, mandiamo quelli in onda e poi facciamo un commento sul 25 aprile. Senti, il 25 aprile mi raccontavate da piccolo che quelli che avevano il fazzoletto nero il giorno dopo se lo sono messi rosso. Ah, oh beh, ci sono state delle famiglie, di quelle che erano in fabbrica, che erano stati fascisti nel giorno prima. E poi quando è andato giù Mussolini si sono messi il fazzoletto rosso e quando passavano i treni dei lavoratori che gridavano alla libertà che finalmente, quando poi che era andato giù, no? Allora gliene dicevano di tutti i colori, insomma sono cose che sono rimaste cose perché noi altri eravamo vissuti nel fascismo, certo, noi specialmente che ero giovane, io del 20, Bruno del 15, eravamo bambini quando è andato su a me, quando sono nata io, poi era appena andato sul fascismo. No, nel 21 ero andato sul fascismo, perciò ero piccola, perciò per me era tutta una cosa naturale. Certo, non è stato bello per le persone, quelle grandi che avevano un altro ideale, un'altra cosa, però vedere quelli che sono stati camicie nere, ma proprio di quelle, ma proprio camicie nere, no? Come tuo padre, che lui sì, come tutti gli altri, però non aveva nessuna tessera, non aveva niente. Ma e a vederli dopo a maledire, si poteva maledire per la guerra che era scatenata, tutto quanto, ma poi per il resto, almeno per me, non lo so. E c'era anche di quello, c'erano tante cose. Poi per esempio nelle case dove abitavamo noi allora, prima c'erano i repubblichini, erano chiamati dei ragazzi che erano giovanissimi e erano andati lì a fare i repubblichini perché gli davano, mi pare, 100 lire al mese. E questi ragazzi, io avevo 17 anni, 18 anni, uno era il fratello anche di Bilardo, quello che faceva la scuola guida. Quelli lì sono andati a fare quel lavoro per non andare in Germania, perché sennò l'avrebbero requisiti tutti. Un bel momento questi ragazzi sono spariti, chi è che li hanno ammazzati? I partigiani li hanno ammazzati, non so voi chi siano stati. Sono spariti senza nessun motivo, senza niente. Trovavano anche delle persone che lavoravano alla ferrovia, erano agenti ferroviari, anche loro erano giovani, e lì, e poi erano trovati morti dietro le sepi, e li prendevano. Dopo, quando è andato su, è successo tutto quel macello, così, dopo l'8 settembre, poi hanno cominciato. Secondo me, non lo so, beh, i partigiani, ci sono stati dei bravi partigiani che hanno aiutato, quello senz'altro, però in mezzo a loro ci saranno state anche delle persone che poi avranno scatenato il loro odio. Io penso che sia così, perché insomma ammazzare lì, allora ammazzavano lì come niente fosse, perché chi è che era stato fascista, se poi di quelli che erano stati di quelli fanatici, perché ce n'erano di molti fanatici, come tutte le cose, e beh, quelli hanno fatto la prigione, bene, se la saranno meritata, però comunque, però peggio per quelli che hanno ammazzato, quelli che hanno fatto la prigione, praticamente poi, dopo finalmente le cose hanno cominciato a mettersi a posto,
è andato. Poi quando c'è stato l'8 settembre, dopo a Misano avevano i tedeschi, facevano resistenza, avevano messo i carri armati a Misano, è stato un momento brutto, un momento di paura, e quello invece poi sono andati via, insomma ne hanno fatti parecchi, hanno fatti lì davanti a casa nostra, lì tutti, lì c'erano tutti quei carri, loro requisivano tutto, andavano nei negozi, portavano via, c'erano dei treni merci pieni di giocattoli, pieni di roba. I tedeschi? Ho portato via tantissima roba, tantissima. Se uno, sì, c'era quel presidio lì, ma non era il capitano che comandava lì, era tutto il resto, lì facevano il deposito, magari per un giorno, per due o tre giorni, e poi ci vedevamo portare via tutta questa roba e basta. Adesso basta, non basterebbe, perché ci vorrebbe chissà quando per raccontare tutto. Va bene. Sindaco, allora il 25 aprile, certo, è stato un grande avvenimento, è stato anche forse mitizzato, perché ci sono state anche delle ombre, come gli anziani adesso hanno magari il coraggio di raccontare. E le ombre, quando ci sono questi disastri sociali, ci sono sempre, probabilmente in modo minore, ma non sono molto diversi da quello che sta succedendo a Baghdad, dove probabilmente tutti prima erano, volenti o nolenti, o per costrizione, per paura, per convinzione, seguaci di Saddam Hussein, oggi gli danno le ciabattate in faccia ai manifesti. Credo che un qualcosa di simile sia sicuramente successo anche nell'immediato, immediatamente dopo l'armistizio e ancora di più dopo la fine, dopo il 25 aprile del 45. E sicuramente, come sempre, c'è qualcuno che se ne approfitta, che mette in atto delle proprie vendette personali approfittando della confusione e della mancanza di controllo da parte di forze di polizia che sono anche loro sbandate, e da tutte le parti sicuramente atti che non dovrebbero essere mai commessi sono stati commessi, ma credo che sostanzialmente la nostra gente sia sana, e forse allora lo era ancora più di oggi, sana, parlo moralmente, e non credo che gli episodi anche di criminalità successi debbano mettere in dubbio i grandi momenti che si sono trascorsi e che ci hanno portato a una svolta veramente importantissima. Siamo cresciuti di colpo abbiamo pensato di rifare una Costituzione che fosse basata sul lavoro e sui diritti e sull'uguaglianza, cosa che non c'era mai stata. Ricordiamoci che noi siamo una Repubblica giovanissima, appena nata, rispetto a tanti altri paesi europei. Siamo nati l'altro ieri, e ricordiamoci anche che noi non abbiamo mai avuto una vera rivoluzione. Forse l'unica grande rivoluzione è proprio quella della fine della guerra, degli alleati che, nonostante noi fossimo loro nemici, immediatamente dopo l'armistizio ci hanno consentito al nostro esercito di combattere al loro fianco, e il nostro esercito in alcuni momenti si è anche dimostrato all'altezza della situazione. Ma noi non abbiamo mai avuto vere rivoluzioni. Alla fine del Settecento in Francia hanno messo le ghigliottine per le strade, hanno tagliato tante teste, anche tante che probabilmente non dovevano essere tagliate, e hanno costruito un nuovo paese basato sulla democrazia e su una repubblica. Noi fino al 1945 avevamo un re, ma soprattutto avevamo una forma di Stato che era dettata dalla paura e da una forma di fanatismo che non ci dovrà mai più essere a casa nostra. Sente anche lei dell'opinione che comunque l'Italia va ormai a distanza di quasi 60 anni pacificata, nel senso che ci sono stati degli idealisti anche dall'altra parte, che quindi i morti insomma sono morti, se sono morti per qualche idea, magari per qualcuno sbagliata, insomma forse va pacificata l'Italia, e quindi un omaggio va dato anche a chi è morto con un ideale che poi era
sbagliato? Ma io ne sono convinto, ma ne sono convinti i politici di tutti gli schieramenti. Se vi ricordate, nella scorsa legislatura lo stesso onorevole Violante, quando presiedeva la Camera, ha detto delle cose molto simili a quelle che ci stiamo dicendo oggi. E credo che sia doveroso e che sia un segno di grande civiltà riconoscere che i caduti in guerra da qualsiasi parte, e se c'erano al 90% sicuramente quelli che c'erano erano convinti e avevano degli ideali, devono essere rispettati. Le faziosità di parte o l'ideologia credo che debbano essere cancellati. La cosa più importante, penso e ne sono convinto, non sia l'ideologia ma siano gli ideali. E quando ci sono degli ideali di libertà, anche da parti estremamente contrapposte, se la vera aspirazione è essere liberi, alla fine si deve trovare un accordo e riconoscere a ciascuno della controparte il diritto di potersi esprimere. Non sempre questo però avviene. Io vedo una grande disponibilità in alcuni colleghi che come me cercano di avere una visione obiettiva, mentre da altre parti trovo più rigidezza e più acredine nei confronti del passato. Le faide lasciamole ai pastori sardi che dicono che la vendetta per essere speciale deve essere gustata fredda, ovvero deve essere mantenuta dentro di sé, coltivata il senso della vendetta per poi tirarla fuori nel momento in cui meno uno se lo aspetta. Io credo che un paese civile questo non se lo meriti. Soprattutto la politica non può essere fatta di vendette. No, la politica non è di vendette. La politica per me ha come unico scopo quello di far vivere meglio la propria gente, la gente che ci ha mandati a rappresentarli. Se non si vive meglio attraverso la politica è assolutamente inutile. Mm-hmm.